Ciao carissimo amico Gabriele May, faccio questo video perché me l'hai richiesto e perché vuoi lanciare un comunicato a tutti i miei, diciamo, spettatori, ma anche perché probabilmente vuoi fare ascoltare la tua voce anche ai tuoi spettatori. E quindi, come da te richiesto, riferirò quello che mi hai detto di dire, anzi, lo farò meglio. E poi naturalmente vi dirò un'altra cosa: se sarete interessati a sapere di che si tratta, guardate questo video fino alla seconda parte. E naturalmente non vi posso dire quando sarà la seconda parte, se no saltate subito. E forse non metterò più le schede di video consigliati perché dicono che non generano una buona retenzione del pubblico. Quindi, bando alle ciance, questo sarà un video anomalo, come lo sono tutti i miei video, ma ascoltiamo il messaggio del nostro carissimo amico Gabriele May che ho salvato su un dispositivo. Vediamo un po' se si ascolta. Grazie Sant'Enchan, grazie. Io ho avuto problemi con le voci, c'ho le voci, guarda, sono stato male, non mi lavavo nemmeno, mi vergogno a dirlo. Però io ti mando questo messaggio per raccontare in breve quello che mi è successo. Però comunque sia, se puoi, divulga questo messaggio ovunque. Racconti che a Homeless, anche un tuo video, se lo vuoi fare un video, parli di me, va benissimo. E racconti, magari riguarda anche il video, e racconti che Homeless ha avuto problemi con le voci per mesi, e non si è lavato per mesi, puzzava da far schifo, e ora con le punture è tornato a prendere le punture, le pasticche, quello che va preso, e cerca di ritirarsi su. Se vuoi raccontarlo in un video, se vuoi raccontarlo nella tua chat, ovunque tu voglia, raccontalo, non ti fare minimamente problemi e insomma, se vuoi farlo, fallo, e insomma, si dice così. E niente, grazie comunque per il tuo interesse. Io ti sono sempre accanto, come so già che te mi sei sempre accanto, volente o dolente. E grazie di tutto. Volente, Io ogni tanto volente. seguo la tua chat, anche la tua chat mi è sembrato non ci sia nessuno. Questo però va detto, la seguo, l'ho visto negli ultimi giorni, pubblicavi solo te qualcosa. Comunque, andiamo avanti o indietro, come disse qualcuno. Ciao carissimo, fai sto video se puoi, vai. Ciao Ciao. Gabriele, ciao. Ciao Enrico, buonasera. Ma sai, le leggende erano tutte piene di quattrini. Ecco qua, poi continua a parlare a un altro nella chat di Telegram. Gabriele fa riferimento al fatto che io ho diversi gruppi che adesso cancellerò tutti in Telegram, che in pratica non c'hanno vita perché entrano persone a trollare e subito rovinano i gruppi e i canali di Telegram. Allora non è che si fa sto granché. Allora, Gabriele è il padrone, è il padrone di un canale di YouTube che si chiama A Homeless. E poi vi metterò il link, anzi, forse vi metterò una scheda consigliandovi, o ve lo metto in descrizione o ve lo metto nella scheda, voi vedrete un po'. È un bellissimo canale, lui ha bisogno di aiuto in tutti i sensi, e anch'io ho bisogno di aiuto, quindi se volete che io lo possa aiutare, guardate questo video, commentatelo, comprate sotto questo video un super grazie, vi apparirà anche una barra che potete selezionare quanto donare, oppure abbonatevi al canale e siccome uscirà in Premiere potrete comprare un super chat per evidenziare il vostro commento o uno sticker al prezzo che voi volete. Ma oltretutto, se comprate un super grazie, che lo potete anche regalare a nome di qualcun altro,
Vi ricordo che il vostro commento resterà messo in evidenza a seconda di quanto spendete nel super grazie o nel super chat o nello sticker. E mi potrete chiedere sotto questo video o sotto qualsiasi video che voi volete di continuare l'argomento nel quale tratto nel video, oppure mi potete richiedere comprando appunto un super grazie o abbonandovi a richiesta. Io faccio i video soprattutto se voi comprate un super grazie. Nel caso del mio amico Gabriele, primo perché è mio amico, secondo perché non sta nelle condizioni di poter comprare nulla, allora io gli faccio dei video quando posso per aiutare il suo canale a crescere e magari gli fanno delle donazioni. Mi sembra che lui dà l'eBay o la PayPal. Allora, la seconda cosa della quale vi volevo parlare è che questa mattina, questo lunedì, YouTube mi comunica nel computer, non nel cellulare, perché purtroppo ci sono delle differenze fra YouTube Studio nel cellulare e quello nel web, che ho superato le 30.000 ore di visualizzazione in un mese. Complimenti, hai vinto un altro record. Purtroppo di soldi non me ne entrano, sto ancora bloccato agli 80 dollari, per quello vi chiedo delle donazioni. Ma se voi potrete donarmi dei soldi, mi renderete la vita più facile per continuare a fare dei video. E quindi questo video, diciamo, non ha un contenuto specifico, però voglio celebrare, forse ne farò un altro di video, che ho superato le 30.000 ore di visualizzazione in un mese, che non sono poca roba. Poi ho più di 1.300.000 views del canale. Riguardo invece il promedio delle visualizzazioni è un po' bassino ancora, perché faccio molti video di argomenti variati e ne ho fatti tanti negli ultimi quasi 11 anni. Il mio canale di YouTube compirà 11 anni il 7 febbraio 2024 e ciò in attivo fra short, video, premiere e live quasi 3.000 video. Poi è successo che ultimamente ho pubblicato molti post nella community, però quello che è successo è che speriamo che l'audio vada bene di questo video. Quello che è successo è che ho cancellato tutte le liste di riproduzione e ne ho fatte altre. Quindi i post a cui avevo messo il link degli argomenti non funzionano quei link, li devo riscrivere tutti e non mi va di farlo. Un sacco di pubblicazioni con foto adesso hanno dei link che non portano a nessuna parte, perché proprio ho cancellato tutte le liste di riproduzione e le ho fatte nuove, ho rimesso i video in altre liste nuove di riproduzione. Mi sembra che solo è rimasta una vecchia lista di riproduzione. Per il resto sono tutte nuove e purtroppo, comunque vedevo che non portavano molto traffico alle liste di riproduzione i post. Che altro posso dirvi? Vi ringrazio di seguirvi a tutte e tutti, sono sempre più le persone che mi seguono dall'Italia. Per questo ho iniziato a pubblicare nel mio secondo canale, che non utilizzavo ormai da qualche anno, che si chiama sempre Sant'Enchan. Voi cercate nel web, purtroppo quel secondo canale non ha la monetizzazione, ma c'ha un 200-300 video, soprattutto podcast salvati da Spreaker. Se vi può interessare, sono dei miei vecchi radioprogramma. L'ultimo data mi sembra nel 20, del 20 o del 21, forse del 22, guarda, però pochi. E anche qualche live, 5-6 live. L'ultima l'ho fatta proprio 10 giorni fa al massimo. E quindi, come dire, adesso ho capito che gli short in spagnolo li devo caricare nel mio secondo canale, perché qua non hanno molta audience. Però è così, bisogna, se uno parla inglese e spagnolo, deve approfittarsene per fare dei video in tutti gli idiomi che gli è possibile per guadagnare audience. Magari mi chiamano negli Stati Uniti la comunità ispana per fare dei video promotional, chi lo sa. Allora, a tutte e tutti voi,
Vi ringrazio di avermi seguito, di avermi dato il mese scorso. Non so se l'ho raggiunto questo mese già le 30.000 ore di visuals, però vi ringrazio degli ascolti e mi raccomando, se mi volete aiutare, come minimo condividete i video miei che vi piacciono, dategli like, commentateli per farmi sapere, anche dei commenti critici li accetto, soprattutto qua accanto. Compratevi un super grazie, no, sotto, qua accanto, questo video starà ancora per premier, come premier, un po' di tempo, poi adesso già lo chiudo. Compratevi, super chat, così mettete in evidenza il vostro intervento, stickers, che sono delle belle immagini, e qua sotto, quando sarà già disponibile come video, un super grazie. E nel caso in cui voi vi trovate con dei miei video consigliati da YouTube o cercate nel mio canale, cercate nelle liste di riproduzione, mi raccomando, gli argomenti che più vi piacciono. Se trovate un video di vostro interesse, perché io ho trattato un po' di tutto, un po' di più, come dice lo slogan della RAI, non ho fatto solo su un argomento perché non avendo molte visualizzazioni sono andato di qua e di là a trattare varie cose, di tutto di più. Ma se vi interessa un mio argomento, comprate un super grazie e chiedetemi a riguardo delle tematiche che ho trattato in quel video, perché video anche di 10 anni fa che durano 40 minuti. Non mi metto a riguardarli soltanto perché qualcuno mi chiede: che hai parlato in quel video? Spiegati meglio. E no, compratevi un super grazie sotto quel video, allora io risponderò con un video alle domande. Mi riguarderò il video in questione e farò una parte 2 o 3 o 4. Però altrimenti non ho nessun incentivo, cioè vado a guardare un video di 40, 60, 90 minuti. Perché cosa? Magari lo so, ma sarebbe bello, ma non ho tempo. Solo perché interessa a una persona. Chiaro, se ricevessi il commento da 5.000 persone che vogliono avere una continuazione di un determinato video, sarebbe differente, ma per una persona purtroppo no. Devo andare avanti, lo show must go on. Allora mi raccomando, grazie per le 30.000 ore di visualizzazione, poi devo vedere meglio se sono ore di visualizzazione dello scorso mese, di questo mese o fatte fino adesso. Io non credo fatte fino adesso perché ho più di 1.300.000 e passa mila visual del canale. Comunque può darsi che sia degli ultimi 11 anni. Cioè, in pratica, voi per guardare tutti i miei video ci dovreste mettere 2 anni e mezzo. Allora, carissimo Gabriele May, sono contento che tu ti sia ripreso e che abbia ripreso a fare video con l'entusiasmo di una volta. I tuoi video sono strepitosi. Poi magari più in là facciamo una collaborazione. Io pensavo che tu mi mandavi dei video e io li incorporavo, o viceversa. I miei video sono in Common Creative Attribution, quindi li utilizzo consentito. L'importante è che nella descrizione del video mettiate da dove l'avete levato e scriviate chiocciola Santenciano. In questo modo la lavatrice, non so se si sente perché sto in uno scantinato, e d'altra parte è notte. Allora, in questo modo, se voi mettete nella descrizione del video l'informazione di dove avete levato brani del video mio, io lo so, e poi magari diffondo il vostro video. Quindi mettete nome del canale, link del canale mio, titolo del video o dei video,
con sotto il link del video, e poi scrivere chiocciola Sant'Enchan e anche hashtag Sant'Enchan. In questo modo io avrò una notificazione. Adesso vi devo lasciare, ciao, e grazie di avermi seguito, di avere pazienza. Però è così. Se potete fare un donativo sarà ben accetto.